Vi manderò adesso abbastanza velocemente le immagini che riguardano il primo personaggio, che è il giornalista. Ogni gruppo di studenti ha fornito a loro modo un'agenda di questo personaggio durante la settimana, cercando di capire in che modo e dove il personaggio si sposta, in che modo intendo anche se in auto, in treno, utilizzando l'autostrada, visto che la città adriatica è caratterizzata da questo fascio infrastrutturale molto forte e che ne costituisce in qualche modo l'ossatura. Ecco, questa è praticamente l'immagine, per esempio, che viene fuori del primo personaggio, cioè in che modo il personaggio si sposta lungo la città adriatica e anche nelle sue valli interne, perché non dimentichiamoci, sono un sistema comunque aggrappato a quello che corre lungo la costa. E da qui abbiamo chiesto quindi ai ragazzi di capire negli spazi che questo personaggio viveva e capire quindi quali sono oggi le qualità mancanti di questi spazi, per poter poi intervenire su alcune aree che chiaramente abbiamo alla fine fornito noi, ma che dovevano rispecchiare e selezionare alcuni temi, come dicevo prima, del dibattito contemporaneo. Ecco, in particolare Stefano, il giornalista, alla fine del suo viaggio, insomma, il gruppo che si è occupato di Stefano, il giornalista, ha lavorato sul grattacielo di Rimini, che è un oggetto così imponente nella città, che tutti immagino conosciate, e si è pensato quindi a un programma per questo grattacielo, per cui noi volevamo cercare di mantenere sia il carattere residenziale che attualmente ha questo edificio, molto forte, ma di contaminarlo in qualche modo, di complicarlo con altre funzioni culturali, quindi anche espositive, di laboratori, che potesse inserirlo meglio all'interno del tessuto urbano. Ora i ragazzi hanno iniziato questa analisi dell'area intorno al grattacielo, che come vedete è quello in alto a sinistra, pensando a una sorta di rampa che lo potesse collegare, passando sotto al sistema ferroviario, a un altro sistema che si trovava da quest'altro lato, e tutte insieme potessero rappresentare un dispositivo di trasformazione urbana per Rimini. Vi faccio vedere velocemente questi disegni. L'idea di questa rampa che va poi a costruire spazi ben determinati, spazi pubblici, piazze, eccetera, e in qualche modo si insinua all'interno dell'oggetto esistente, perché noi non pensiamo di abbatterlo ma di riutilizzarlo, questa rampa che si insinua all'interno del grattacielo e va a disegnare in qualche modo spazi, sia gli spazi pubblici che gli spazi residenziali che attualmente esistono. Quindi era un'operazione un po' di architettura parassita, diciamo, che il nuovo che si insinua in una struttura esistente e va a convivere con alcune funzioni che attualmente esistono, complicandolo poi con altre funzioni, con gli spazi commerciali, piuttosto che gli spazi pubblici adibiti a mostre. Forse da questi fotomontaggi si percepisce meglio, perlomeno, l'idea che si ha di questo intervento su questo edificio. E quindi è provato. Il secondo personaggio è un artista, vado ancora velocemente, il meccanismo è lo stesso, i ragazzi all'inizio cercano di capire in che modo si inventano un modo di vivere di questo personaggio, cercando su internet anche le informazioni, perché loro non conoscono molto bene, questi ragazzi dello IUAV non conoscevano il territorio adriatico, quindi un po' l'abbiamo aiutati noi, poi abbiamo chiesto loro di cercare su internet dei riferimenti che secondo loro potevano essere i più adatti per descrivere il proprio personaggio, in questo caso un artista che lavora l'argilla, se non sbaglio. Ecco, di nuovo un'agenda, e ogni gruppo ha poi cercato di capire il modo in cui il proprio personaggio si spostava, dove si spostava, quando si spostava, e soprattutto mettendosi anche in relazione, per qualcuno è accaduto questo,
con gli altri personaggi del workshop, quindi senza rimanere troppo chiusi in solipsistici mondi, ma prendendo contatto con il, diciamo, con quello che accadeva anche al di fuori. Questa è un'immagine che fa capire bene questo, il senso del fascio infrastrutturale della città adriatica, perché abbiamo l'autostrada, abbiamo la ferrovia, abbiamo la statale, abbiamo il lungomare, abbiamo la spiaggia, essa stessa è un'infrastruttura sempre di più negli ultimi anni. Anche qui abbiamo alla fine il disegno della città, di questa, scusate, di questa, della, dell'artista. Ecco, questi sono alcuni luoghi che magari i ragazzi hanno messo per evocare l'idea che loro avevano della qualità degli spazi, e quindi tutto uno studio sia sui flussi. Qui, scusate, mi sono dimenticata di dirvi che ci troviamo alla stazione di Fano, e che noi l'abbiamo selezionata perché, oltre che essere una stazione, quindi uno dei non luoghi della città contemporanea, era interessante perché in questo caso c'è un progetto per riattivare la linea Fano Urbino, che come sapete è chiusa da molti anni, quindi poteva essere un'opportunità per la città di Fano, come città di testa, diciamo, per una riqualificazione generale. Il progetto si basava su una piattaforma sotterranea che conteneva i parcheggi ma anche degli attraversamenti, perché come spesso accade nella città adriatica, la ferrovia costituisce un elemento forte di separazione tra quello che accade al di là, verso il mare, e al di qua. Una piattaforma da cui poi uscivano alcuni edifici. Anche qui si è sempre puntato un po' sulla mixité funzionale, contro invece quello che è la monofunzionalità, perché poi gli spazi in realtà vivono quando si complicano di funzioni, non quando diventano una sola cosa.